Allora, buongiorno agli ascoltatori di Radio Coop 76. Io sono Elena Tolomei, sono una collaboratrice dello studio legale Pistilli e oggi mi trovo qui con un associato dello studio, l'avvocato Riccardo Catini, che in particolare si occupa di materie quali diciamo, le cartelle esattoriali, uno delle, diciamo, dei temi forse oggi più cari, più spinosi anzi per i cittadini italiani. Buongiorno Riccardo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque sì, effettivamente, come dice la collega, è un argomento sicuramente molto in voga, visto che ci risulta anche dalle telefonate, dagli appuntamenti presso lo studio, che Equitalia, che è nota a tutti gli ascoltatori, stia mandando in questi periodi tantissimi atti, tra cui le cartelle esattoriali, i preavvisi di fermo amministrativo, le intimazioni di pagamento, se non in alcuni casi il preavviso di iscrizione di ipoteca giudiziale. Atti sicuramente non simpatici, potremmo dire, e che mettono molta ansia e agitazione in chi le riceve. Visto che sappiamo bene che Equitalia ha degli strumenti molto forti per ottenere il pagamento. Però diciamo fin da subito di fare molta attenzione, perché non perché arrivino delle cartelle false, perlomeno ad oggi ancora nella nostra zona questo non è avvenuto, ma perché probabilmente perché lo Stato, come sanno tutti, ha bisogno di fare cassa, ed Equitalia è comunque una società, sì privata, ma a capitale pubblico. Stanno inviando, dicevo, molte cartelle, molte richieste di pagamento per debiti che molto spesso non sono dovuti, semplicemente perché loro riferiscono, quando si va in giudizio, che siccome l'ente creditore, che possono essere i comuni, possono essere l'Agenzia delle Entrate o altri enti pubblici, li hanno iscritti al ruolo. Poi vedremo che cosa significa. Beh, ecco, una delle problematiche principali, diciamo, per un normale cittadino è quella di capire la cartella esattoriale, di leggerla. Sì, questo è un altro degli annosi problemi, ed Equitalia si trincera, e forse io come difensore di Equitalia farei la stessa cosa, dietro il fatto che la cartella effettivamente è conforme o deve essere conforme ad un modulo che è stato stabilito a livello ministeriale, quindi nel momento in cui è conforme, per loro tutto, è regolare. Ora, chiaramente, per un cittadino, per uno che non è tecnico, è complesso, ma vediamo di spiegarlo, anche se a voce non è semplicissimo, qual è la cosa più importante da andare a vedere. Allora, la prima cosa, dunque, prima di tutto, le cartelle esattoriali e gli atti di Equitalia sono tipici perché hanno il colore bianco e blu. Quindi dove c'è scritto avviso di pagamento, intimazione di pagamento, preavviso di fermo amministrativo e via dicendo. Normalmente sono dai 10 alle 12 pagine, sono tutti gli avvisi di legge perché è obbligatorio, ma quello che a noi interessa è quello dove c'è scritto, è indicato il dettaglio del debito. In questa pagina, normalmente è una pagina non frontale ma sul retro, ci sono indicati quelli che sono i creditori, quindi il tipo di debito, l'anno di riferimento, la sorte, cioè quanto de deve essere dovuto, quanto è dovuto, gli interessi di mora. In alcuni casi, e particolarmente in caso di sanzioni amministrative, non solo dal codice della strada, ma anche in altre materie, la maggiorazione, che diremo poi è assolutamente illegittima, come ha detto più volte la Cassazione, e nonostante ciò sia gli enti creditori sia Equitalia continuano a richiederli, e poi il totale per ogni singolo credito. Molto spesso Equitalia, che ritiene di aver notificato degli atti in precedenza, manda delle cartelle riassuntive o degli avvisi, intimazioni di pagamento, e quindi troverà chi è il destinatario della cartella tutta una serie di indicazioni con il singolo ente creditore, il singolo debito e il totale complessivo. Quindi questo è il primo elemento utile da andare a vedere. Poi, chiaramente contro le cartelle ci sono degli strumenti specifici. Ecco, magari sempre per i non addetti ai lavori, quali sono magari dei vizi della cartella che possono essere visti anche da un normale cittadino? Allora, diciamo che quello che in termine giuridico o processuale viene ritenuto come motivo assorbente, cioè quello che se accolto non rende non più necessario andare ad analizzare gli altri, è quello che è l'avvenuta prescrizione del credito. Sappiamo tutti, però lo ripetiamo in maniera molto semplice, che cos'è la prescrizione. La prescrizione è un termine fissato dalla legge entro il quale il creditore, in questo caso
scusate, o lo Stato o il Comune o l'Agenzia delle Entrate o l'INPS o via dicendo, deve agire, deve richiedere il pagamento al debitore, termine decorso il quale quel credito in realtà viene a mancare. E quindi nel momento in cui questo credito è prescritto, anche se la cartella è arrivata, quelle somme non vanno pagate. Attenzione, non è sufficiente che sia prescritto, perché in quel caso, in ogni caso, la cartella va impugnata, perché ci sia l'organismo preposto dalla legge, vedremo quale sarà, che dovrà accertare e dichiarare la prescrizione intervenuta. Altrimenti la cartella esattoriale, se non impugnata nei termini di legge, e vedremo anche qui in questo caso quali sono i vari termini, diventerà titolo esecutivo e quindi darà potere, difficilmente poi opponibile, ad Equitalia di eseguire, di fare azione esecutiva, e quindi o un pignoramento mobiliare, o un pignoramento immobiliare, o un preavviso di fermo amministrativo su veicoli, quindi su i beni mobili registrati, che chiaramente rendono la vita molto complicata ai debitori. Certo, questo naturalmente è difficile anche interleggere quale sia l'autorità, il giudice da dire. Uh-huh. In questi casi naturalmente il consiglio da dare forse è quello di rivolgersi a un legale. Questo sicuramente, non perché siamo di parte ovviamente, ma perché c'è da dire questo: molte persone, questo è successo perché davanti al giudice di pace, che spesso è competente in materia di codice della strada, si ritiene che siccome c'è questo accesso, questa possibilità di fare ricorso da soli, scusatemi, una persona dice, piuttosto che spendere dei soldi per andare dall'avvocato, prova a farlo da solo. In realtà si troveranno di fronte un avvocato da parte di Equitalia e degli enti creditori che ragioneranno e opereranno in termini pratici, giuridici, di persone esperte del settore del processo civile, quindi di fronte al quale un soggetto che non ha capacità, perché no, semplicemente ignora, non conosce quella materia, potrà trovare grosse difficoltà e soprattutto potrebbe perdere il ricorso. Ma al di là di questo, poi è una scelta personale. Tra l'altro non è così semplice anche individuare la decorrenza dei termini per l'impugnazione. Certo, perché e introduco questo argomento, in realtà, come dicevo prima, la cartella può contenere diversi tipi di crediti. È un po' un paradosso, ma che cosa succede? Facciamo un'ipotesi che arrivi a una cartella o un preavviso o un avviso di pagamento, un atto comunque di Equitalia che contenga ad esempio una parte di credito relativa a sanzioni amministrative non pagate, una parte di contributi previdenziali, magari dei bolli auto, oppure crediti di natura fiscale, quindi IRPEF, IVA e via dicendo. Il paradosso è che ogni materia, ogni tipo di credito va impugnato di fronte a un'autorità diversa. E precisamente, e questo chiaramente non è un'elencazione esaustiva, però comunque può dare delle indicazioni molto utili. Per quelle che sono le sanzioni amministrative, dette in poche parole e poi è riportato anche nel dettaglio dei debiti, la legge 689 dell'81, quindi quelle che sono tutte le materie depenalizzate, codice della strada, sanzioni anche in materia elettorale, queste vanno impugnate, è competente il giudice di pace o comunque il tribunale ordinario, qualora il credito complessivo superi nel valore le 5.000 euro. I crediti contributivi, quindi INPS, vanno impugnati davanti al tribunale del lavoro. I bolli auto, udite, è competente la commissione tributaria regionale, nel nostro caso la commissione tributaria regionale del Lazio, che è Roma, che ha tutto un sistema di funzionamento completamente diverso rispetto al tribunale ordinario, rispetto al giudice di pace. Se parliamo di tributi ordinari, è competente la commissione tributaria provinciale, quindi capite bene che, come si dice, un non addetto ai lavori, appunto, facilmente, può sbagliare. Ecco, un altro tema importante, insomma, che abbiamo già, di cui abbiamo già parlato di passaggio, è praticamente molto spesso le cartelle esattoriali che arrivano contengono dei pagamenti di sanzioni o a vario titolo già prescritte. Sì. Questo, diciamo, è una mala prassi di Equitalia. Ecco, magari cosa ci puoi dire su questo? Dunque, è assolutamente una malpractice, questo perché correttezza, chiamiamola così, vorrebbe che nel momento in cui io ho la consapevolezza che un credito non è più riscuotibile, non lo chieda più. È successo in alcuni casi dei nostri clienti invece che si sia dovuti ricorrere al giudice
per far togliere ad esempio un vincolo su un immobile posto sulla base di crediti di 15 anni prima, palesemente prescritti, perché i termini, vedremo, sono 3 anni dei bolli auto. Su questo c'è una discussione ancora in corso se siano 3 o 5 anni, però io ritengo che siano 3 anni. 5 anni crediti previdenziali, 10 anni crediti tributari ordinari, 5 anni le sanzioni amministrative. Cosa succede molto spesso, e qui sta la malpractice e io direi anche un po' di non buona fede, diciamola così, anche se tra virgolette onde evitare questioni. Molto spesso magari all'interno di una cartella ci sono crediti non prescritti e crediti prescritti. Il cittadino che vede arrivarsi a casa una bella cartella esattoriale va correttamente agli uffici di Equitalia più vicini e cosa fa? Chiede cosa fare. Gli addetti molto cortesamente gli diranno che è possibile rateizzare la cartella, ma non gli dicono che all'interno di quell'importo vi sono anche dei crediti che in realtà non sono più esigibili. Quindi in realtà, facendo la parte del buono, rateizzando in 70 rate, 100 rate, adesso vedremo anche l'ultimo disegno di legge, prevede il decreto del fare addirittura 120 rate per i crediti fiscali, in realtà fanno rateizzare somme che non sono dovute, quindi in realtà fanno da una parte la parte del buono, dall'altra ma in realtà chiedono somme che non potrebbero essere chieste. Però il cittadino, tra virgolette, minacciato comunque sotto la scure, la spada di Damocle di un'eventuale esecuzione, di un fermo amministrativo, per paura, diciamo così, ma è normale che sia così perché le esecuzioni, anche quelle ordinarie che facciamo noi nei tribunali, servono per coartare il debitore a pagare, ovviamente, questo nel rispetto della legge, questo è chiaro, cedono a questa possibilità e quindi rateizzano. Dico una cosa molto importante, che anche dopo aver rateizzato, non è che la rateizzazione limita o rende impossibile fare il ricorso contro quella cartella. Quindi in realtà, in alcuni casi, vedremo quali, forse per i purtroppo lunghi tempi della giustizia anche di tipo tributario, siamo spesso costretti a chiedere al cliente di rateizzare per poi impugnare nelle opportune sedi. Ecco, diciamo che questo argomento è molto attuale anche alla luce, diciamo, dell'evoluzione, insomma, normativa che abbiamo proprio in questi giorni. Sì, è di questi giorni, infatti, si legge sui giornali scusatemi, di questa proposta disegno di legge che vorrebbe modificare un pochino il sistema di Equitalia, e poi vedremo perché, questo è un mio parere ovviamente, ovvero chiedere al contribuente di pagare, prima si parlava di due soluzioni, quindi 50% subito e 50% in un'altra rata, oggi si parla di un'unica rata, tutto il debito dovuto e in caso di tale pagamento con rinuncia da parte di Equitalia degli aggi, quindi degli interessi, delle sanzioni. Quello che apparentemente, e in alcuni casi potrebbe essere anche una questione utile, ma credo che sia in pochissimi casi, secondo me nasconde un po' un'azione furbesca, no? Perché? Perché, come abbiamo detto, se il credito è prescritto, a me, avvocato, non interessa che mi tolgano le sanzioni, perché comunque né la sorte, né la sanzione, né l'aggio va pagato. Anzi, chiederò il risarcimento del danno o comunque la condanna alle spese legali sia ed Equitalia sia l'ente creditore, perché hanno agito pur sapendo o potendo sapere che quel credito era prescritto. Ecco, questo, diciamo, è un argomento che diciamo conosco anch'io per la prassi, diciamo, giudiziaria dei tribunali. Molto spesso tuttavia non c'è una vera e propria condanna dico ad Equitalia, ad esempio, per queste, diciamo, per provocare, diciamo, questi giudizi comunque su crediti palesemente prescritti. Diciamo quello che volevo, insomma, sottolineare è che molto spesso Equitalia non viene condannata effettivamente al pagamento anche delle spese giudiziarie cui va incontro il cittadino, che purtroppo si trova costretto ad impugnare dei crediti palesemente prescritti. Esatto. Sì, questo è un altro dei paradossi, perché leggendo gli atti difensivi di Equitalia si legge molto spesso che loro non sarebbero legittimati passivi, che significa che non potremmo noi chiamare in causa Equitalia quando ci arriva una cartella. Perché, dicono loro? Perché in realtà loro opererebbero, come, diciamo così, come longa manus dell'ente creditore.
facciamo un'ipotesi: il comune di Vincopallo si vede non pagata una sanzione da parte della collega Tolomei. A distanza di 5 anni, 6 anni, 7 anni, 10 anni, gli inviano una cartella esattoriale. La dottoressa Tolomei chiaramente si rivolge al proprio studio di riferimento, di fiducia, certo. Fa il suo bel ricorso davanti al giudice di pace e chiama in causa e l'ente creditore e Equitalia. Equitalia dice: no, ma noi non c'entriamo nulla, perché in realtà stiamo operando in nome per conto del comune, quindi che volete da noi? Noi facciamo semplicemente il nostro lavoro, cioè riscuotiamo coattivamente il credito dell'ente. Ora, ci sono sentenze, per fortuna, sia di Cassazione che di tribunali ordinari, che invece dicono che va citata Equitalia. Questo purtroppo è il solito balletto in cui assistiamo in Italia con la polverizzazione delle competenze. Ma io dico questo, è uno dei motivi che io normalmente adduco nei ricorsi. Ma se io non pago quella cartella, chi è che mi fa l'esecuzione? Ovviamente Equitalia. Allora mi domando: come mai te sei competente a mandare la cartella, te sei competente a fare la trascrizione ipotecaria, tu Equitalia sei competente a fare il fermo amministrativo, e poi quando ti chiamo in causa perché tu mi stai chiedendo questi soldi anche se per conto di, non sei responsabile? È palesemente una cosa inaccettabile e insostenibile. Poi, per quanto riguarda la condanna alle spese, ci rimettiamo, ahi noi, alla buona volontà dei giudici, che molto spesso, devo dire, hanno condannato Equitalia, ma altre volte, per una sorta di vogliamoci bene, compensano le spese, si dice, no? Quindi ognuno si paga le proprie spese. E questo in realtà potrebbe essere una sorta di beffa per il contribuente, che, lo diciamo chiaramente, deve pagare le imposte. Ora, poi il discorso della prescrizione è anche un discorso di giustizia, perché se lo Stato non è in grado, in un periodo di tempo prefissato, di fare il suo lavoro, cioè di riscuotere le imposte, è chiaro che, come per i reati, forse è il caso che non le chieda più. No? Perché non possiamo addossare al cittadino un malfunzionamento dello Stato. Certo, senza poi tralasciare che molto spesso arrivino quelle cosiddette cartelle pazze, uh-huh. Ovvero cartelle che hanno ad oggetto dei crediti che in realtà molto spesso sono stati già pagati o non erano dovuti addirittura, quindi si esce fuori dal credito dovuto e prescritto, uh-huh. Ma addirittura proprio pretese del tutto infondate, in quanto su pagamenti effettuati ad esempio. Certo, questo allora, c'è un problema fondamentale che io dico sempre ai miei clienti: non buttate mai niente per almeno 10 anni di tutto ciò che pagate. Molto spesso, e lo capisco, le persone, anche perché sennò ognuno di noi dovrebbe avere una stanza dentro casa soltanto per l'archiviazione di tutte le carte che il nostro amato Stato ci regala. Non buttate niente perché? Perché facciamo un'ipotesi: io ho pagato una sanzione nel 2007, mi arriva una cartella nel 2009, quindi in tempo, quindi il credito non è prescritto. Sono io che, se so di aver pagato, devo dimostrare di averlo pagato. Quindi purtroppo, se io ho pagato ma non ho la prova del pagamento, ahimè, sarò costretto a ripagare. Per questo bisogna fare attenzione, non si può poi non ce la possiamo prendere poi con loro, che effettivamente poi hanno sbagliato perché non si sono contabilizzati dei soldi per quello che poi dobbiamo andare a ripagare. Quindi è opportuno si faccia questa attenzione. Io poi volevo tornare un attimo, se mi è consentito, sul discorso dei termini per ricorrere, perché come accennavo prima sulla domanda della collega, ogni tributo, ogni tipo di azione ha dei tempi. Quindi andiamo, se facciamo una piccola elencazione molto rapida, in modo che ognuno di voi, se ha avuto la fortuna di ricevere una cartella, potrà velocemente verificare. Allora, per quello che riguarda le sanzioni amministrative, il termine originariamente indicato di 60 giorni è stato ridotto a 30 giorni, quindi attenzione: se ricevete una multa, chiamiamola per nome diciamo volgare, avete 30 giorni di tempo per impugnarla davanti al giudice di pace. Per quello che riguarda un vizio proprio delle sanzioni amministrative, cosa intendiamo per vizio proprio? Vizio proprio vuol dire se il credito è prescritto, se il credito, se ci sono dei vizi formali, se non è stata notificata. Questi sono i vizi propri. Il termine è di 20 giorni, è davanti al tribunale ordinario.
Poi, se poi si parla dell'eccezione, della contestazione del diritto a procedere in via esecutiva, il termine non esiste, per fortuna. Speriamo che non modifichino questa norma, perché questa è la norma che ci consente, anche a soggetti che hanno ricevuto la cartella esattoriale magari anni fa, ma che ancora non sono stati destinatari di un'esecuzione, di un fermo amministrativo, di poter ricorrere davanti al competente giudice per chiedere l'annullamento della cartella. Cosa si intende per diritto di procedere in via esecutiva? Semplicemente, se un credito è prescritto, ma poi vedremo anche altri vizi, quel titolo, cioè il potere di agire esecutivamente, non c'è. Ecco il discorso del diritto a procedere. Oppure, oltre alla prescrizione, la decadenza o vizi di notifica. Questo è un altro elemento di cui, se vuole, possiamo parlare. Finisco un attimo l'elencazione, poi così magari se... Sì, credo che questo sia forse il cuore della questione, perché poi alla fine quello che vogliamo dare con questo intervento è proprio sono degli strumenti, certo, proprio al cittadino. Anche perché poi ogni cartella, ahimè, è diversa, va analizzata, va esaminata, non è tutto uguale, cioè non è un qualcosa che una volta acquisite quelle piccole nozioni si può fare da soli, diciamo così, perché ripeto, ogni cartella poi è complessa, più o meno complessa, contenendo elementi diversi, no? Ma in linea generale intanto cerchiamo di dare un po' un indirizzo quantomeno, mm-hmm, per capire più che altro cosa se la tempestività nell'agire, o meglio la tempestività purtroppo nell'andare dal tecnico, certo, cioè dalla persona comunque che può aiutare. Assolutamente, è fondamentale, perché come accennavo poc'anzi ci sono dei vizi che vanno contestati in determinati tempi, spesso molto brevi. Non lasciate la cartella esattoriale nel cassetto, perché poi un domani quella cartella diventerà titolo esecutivo e sarà molto più difficile impugnarla, e una volta che è diventata definitiva o che non ci siano dei vizi fondamentali, vedremo quali, è chiaro che non si potrà fare più niente e quei soldi andranno pagati. Quindi il consiglio spassionato che vi do da contribuente più che da avvocato è questo: se vi arriva una richiesta di pagamento da parte di Equitalia, la prima cosa da fare è andare da un tecnico, da un consulente, da un avvocato che vi possa indirizzare al meglio. Il consiglio ulteriore che vi posso dare è: appena arriva una cartella, andate all'ufficio Equitalia, non per rateizzare, aspettate a rateizzare, abbiamo almeno 30 giorni, chiedete il cosiddetto estratto di ruolo, che altro non è che un riassuntivo dei debiti per cui Equitalia può agire nei vostri confronti, e spesso troverete con sorpresa che ci sono anche altri debiti che non sono stati ancora oggetto della cartella che avete ricevuto, ma che vi arriverà in futuro, e la cosiddetta relata di notifica, ovvero la fotocopia della cartolina con cui o il postino o l'ufficiale giudiziario o l'addetto alla notifica, e qui c'è un problema in corso, di Equitalia vi ha consegnato la cartella esattoriale. Perché sono importanti questi elementi anche dal punto di vista della tempestività, ma soprattutto della possibilità di fare ricorso? Perché molto spesso, soprattutto per i crediti diciamo così di vecchia data, può succedere che Equitalia non abbia prova della intervenuta notifica dell'atto di intimazione o della richiesta di pagamento. Questo è importante verificarlo, perché se loro non hanno prova, come spesso non hanno prova, di questa notifica, si potrà sostenere, perché non è detto che sia vero, ma comunque sia sono loro che hanno in questo caso l'onere della prova, di non aver mai ricevuto un cosiddetto atto interruttivo della prescrizione. Cos'è un atto interruttivo della prescrizione? È una lettera che deve avere i requisiti dell'articolo 2943 e 44 del Codice Civile, che dice: io, avvocato Riccardo Catini, ho un credito nei confronti di Mario Rossi perché non mi ha pagato la parcella dell'importo di euro relativamente alla pratica X, e via dicendo. Quindi deve avere tutti i crismi, tutto il contenuto minimo essenziale previsto e indicato dalla legge. Questa lettera, che deve chiaramente essere stata inviata con raccomandata, avviso di ricevimento o con una forma, leggasi, notifica all'ufficiale giudiziario, che possa avere data certa, interrompe la prescrizione. Che significa? Facciamo l'ipotesi che il sottoscritto prenda una multa, riceva una multa oggi a casa. Passano i termini per l'impugnazione, il comune si dimentica di me,
mette a ruolo, cioè dà ad Equitalia perché la esegua esecutivamente, e trascorrono 6 anni. Tra oggi e i 6 anni, in realtà il comune mi manda una raccomandata dove mi dice: guarda che devi pagare la multa X, che nel frattempo si è raddoppiata per legge, e in più ci sono le maggiorazioni. Se però loro, quando io vado a chiedere la copia della relata di notifica di tutti gli atti interruttivi, non hanno la copia della ricevuta di ritorno di questa lettera, ecco, come spesso accade, essendo trascorsi 6 anni dal verbale ad oggi, siccome il credito da sanzione amministrativa si prescrive in 5 anni, quella somma non è dovuta. Questo è un esempio classico. Poi quindi attenzione, ripeto, non andate subito a pagare, immediatamente a pagare, non vi fate intimorire, parlatene, perché forse è il caso, è meglio spendere un'ora dall'avvocato che vi può illustrare cosa fare per capire se effettivamente di 5.000 euro, 2.000 euro, 500 euro che vi sono stati richiesti, se sono dovuti, se sono dovuti in parte o se non sono dovuti per niente. Qui si aprirebbe tutta un'altra, diciamo, finestra sul discorso del benzo o meno di alcune voci di maggiorazione, mm-hmm, che tuttavia credo che oggi non potremmo trattare, in quanto comunque è una materia sconfinata. Mm-hmm. Per questo, insomma, noi ci auguriamo di averti di nuovo qui. Volentieri. Magari a parlare di qualcosa di più specifico, perché comunque la tematica delle cartelle esattoriali è una, più che tematica, una problematica ormai quotidiana, mm-hmm, di molte, diciamo, persone che spesso si vedono arrivare appunto queste letterine, diciamo, d'amore da parte di Equitalia. Assolutamente. Voglio chiudere soltanto brevemente: se sono sanzioni amministrative o crediti previdenziali, IMSS, il vantaggio è che, essendo competente il giudice di pace o il giudice del lavoro, la sentenza sarà molto breve, il procedimento, quindi è un motivo in più per velocizzare il ricorso. È cosa che purtroppo non accade quando invece si cade nella competenza delle commissioni tributarie provinciali o regionali. Ahimè. Dunque abbiamo pochissimo tempo, vediamo un attimo di riassumere. Effettivamente, per i crediti di natura tributaria, come abbiamo detto prima, è competente la commissione tributaria provinciale, che è una sorta di tribunale speciale, no? Composto da professionisti. Purtroppo, notoriamente in Italia siamo molto litigiosi, in particolare in materia di contributi, perché di tributi, molto spesso effettivamente non siamo molto contenti di fare il nostro dovere, o molto spesso perché le norme sono così complicate che, pur volendo fare il nostro dovere, ci troviamo di fronte magari a sanzioni o omessi pagamenti. Il problema della tempistica della commissione tributaria è grande, perché in realtà nel momento in cui arriva un atto esecutivo di Equitalia, legasi preavviso di fermo amministrativo o preavviso di iscrizione ipotecaria, pur facendo il ricorso e chiedendo la sospensione, cioè che Equitalia attenda in realtà l'esito del giudizio, spesso non ci danno l'esecuzione, ma non perché non decidono, ma perché ci mettono 2 anni a decidere. Quindi nel frattempo, allora spezziamo la lancia, uh-huh, anche a favore delle commissioni, certo, tributarie, credo. Sono in realtà operate di lavoro, di ricorsi, certo. Quindi anche le tempistiche sono dettate dal fatto che comunque hanno un grosso pregresso di ricorsi da esaminare. Assolutamente, sì, no, certo, non era assolutamente un'accusa ai colleghi che lavorano in commissione, però è un dato oggettivo che i tempi sono molto lunghi, anche quando uno chiede la discussione in pubblica udienza e contestualmente al ricorso chiede la sospensione, spesso nel frattempo il fermo amministrativo è partito, ed ecco perché ho consigliato in quei casi, o consiglio spesso, di chiedere la rateizzazione, pur comunque con riserva di fare il ricorso. Un'altra cosa che voglio dire è, per i crediti tributari, recentemente, da circa 1 anno e mezzo, 2 anni se non ricordo male, è stata introdotta quella che è la conciliazione fiscale. Quindi per i debiti tributari in misura inferiore, parlo solo dei tributi, a 20.000 euro, quindi fino a 20.000 euro, c'è un passaggio in più, cioè va fatto un ricorso, ma prima di depositare il ricorso in commissione tributaria va fatta un'istanza che si chiama appunto conciliazione tributaria davanti all'Agenzia delle Entrate, la quale Agenzia delle Entrate verificherà ci sono o meno dei presupposti. Attenzione che non rileveranno i vizi della cartella o vizi relativi alla notifica,
o comunque atti diciamo dovuti o effettuati dall'esattore, quindi Equitalia, ma soltanto nel merito, quindi se quell'IVA sia dovuta o meno, se c'è stata una ricapitalizzazione che è stata considerata male, un'applicazione di un coefficiente piuttosto che un altro, quelli andranno analizzati e verranno analizzati dalla commissione, dall'Agenzia delle Entrate, che poi risponderà se questa conciliazione è stata accolta in tutto, in parte, o se invece è stata rigettata. In ogni caso, decorsi 90 giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione, anche qualora non ci sia stata la risposta DAL, quel ricorso va depositato alla commissione tributaria. Questo è un altro elemento importante, perché comunque parlarne anche con i responsabili è sempre utile. Ecco, noi ringraziamo l'avvocato Riccardo Catini, che per quanto diciamo sia stato chiaro, che naturalmente avendo trattato una materia estremamente tecnica, comunque ci ha dato quantomeno degli elementi per in qualche modo interleggere in maniera più diciamo consapevole le possibili cartelle esattoriali che ahimè spesso ci troviamo notificate, insomma. Grazie a voi. Io vi ringrazio e speriamo, insomma, di averlo di nuovo qui come ospite, magari su tematiche forse più simpatiche rispetto alle cartelle esattoriali. Grazie a voi.